Io registro da una guardia. Sì, come si chiama? Maria Ponziani. Maria Ponziani, famosissimo regista avanguardia. Famosissimo. Per cortesia, mi fai vedere il gesto? Mi fai il gesto, per cortesia? Fallo! Non mi piace. Non mi piace. Ti prego, non rifai questo gesto, dai! Non mi chiedere spiegazioni per il gesto, ok? Non te le voglio dare le spiegazioni per il gesto! Lo devi intuire! Per il periamleto che stiamo allestendo, io ho bisogno di un gesto. Ci siete? Un gesto che deve evocare qualcosa. Non lo so che cosa. Non mi dovete chiedere che cosa, non ve lo voglio dire che cosa. Per evocare qualcosa. Ci sei adesso? Te lo faccio vedere. Allora, da fuori, cerca di prendere da fuori, acchiappa le farfalle e te, introietta. Da fuori a dentro. Dai! Allora, l'atmosfera che dobbiamo trovare col periamleto, con la mia regia, è un'atmosfera che evochi qualcosa. Non lo so cosa. Non è importante, non me lo dovete chiedere. Non me lo voglio dire! Lo dovete intuire, non me lo devo dire io che cosa! Devi evocare! Qualcosa! Ci siete su questo? Alle brutte nuota! Nuota il mare! Ci sei sul nuotare? Dai, fai il gesto! Rifai il gesto! Devi fare il gesto! Non mi piace! Ma perché non intuisci il gesto? Ti sento un po' confusa. Come mai sei un po' confusa? Sento che non capisci. Non ti stai divertendo? Gioca! Gioca! La telefonata. Silenzio, sono i biglietti per il periamleto con la mia regia. Pronto? Ci sono prenotazioni per il periamleto? C'è nessuno. Ma gli hai detto che la regia la fa Maria Ponziani? Mi frega niente. Ma come mai? Non ha capito la descrizione, il pubblico, la sinossi? Ma era molto facile. Nel non tempo e nel non luogo, una performance che non vuole comunicare, che distrugge la vita per andare verso la tetraggine mentale. Non gliene frega niente. Va bene, va bene, niente. Per il medo stasera non si fa, tutti a casa. Rivestimose, la cultura non la capiscono in Italia. I geni come me non li capiscono! Viva la cultura!